Siamo sul Monte Ramaceto, 1345 metri, e alla festa annuale della Madonetta del Monte. Siamo in compagnia del sindaco Mino Gnecco e volevamo così, due parole su questa data importante della prima domenica di luglio. Diciamo che è una festa che non è molto sentita, che sicuramente dovremmo incentivarla. È un posto bellissimo e che c'è una vista meravigliosa, perciò diciamo un verde splendido e perciò dovremmo sicuramente migliorarla. Io comunque ho ringraziato tutti, sono felice di essere qua in mezzo a tanti amici che ritengo che sia una cosa importante. Bene, e abbiamo anche Guido Nassano, che è, diciamo, è un componente del comitato organizzatore di questa manifestazione. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti voi della partecipazione che avviene ogni anno qua sul Monte Ramaceto e ringrazio il qui presente sindaco di Orero che ci onora sempre con la sua presenza e soprattutto ringrazio i miei colleghi che siamo riusciti a organizzare come tutti gli anni questa grande manifestazione. Guido Nassano, volevamo un attimino che ci illustrasse un po' la storia di questa cappelletta e di queste manifestazioni che andate ad organizzare. La cappelletta è stata costruita nel 1949 da Gino Foppiano, il quale era stato fatto prigioniero nella Seconda Guerra Mondiale, incatenato alla roccia che vedete sulla destra lì, e aveva fatto voto che qualora fosse stato liberato dai partigiani avrebbe fatto edificare questo manufatto, questa cappelletta qua, e soprattutto avrebbe fatto mettere una Madonnina in marmo nel punto dove era stato imprigionato. La cappelletta è stata costruita nel 1949, è stata distrutta da un fulmine nel 1968, è stata ricostruita dal CAI con l'ausilio delle persone giù di Croce di Orero che hanno portato su tutto il materiale per ricostruirla con delle mule, perché l'unica via di portare sul materiale erano le mule, e attualmente versa in condizioni un po'. Così è così che abbiamo fatto richiesta al CAI in modo che anche lui contribuisse a darci una mano per riportarla all'antico splendore, diciamo, ecco, soprattutto quello lì. Sindaco, oltre che la festa sul Monte Ramaceto, c'è anche una gara podistica, chiamiamola così, una marcia della Madunetta. E volevamo sapere così la partenza, con l'arrivo e poi l'augurio del prossimo anno. Io ringrazio tutti gli intervenuti, veramente è un piacere vedere la marcia che tutti gli anni è in incremento. Anche quest'anno eravamo sui, diciamo, 40 iscritti e ringrazio il promotore di Orero per quello che stanno facendo. E ringrazio tutti voi e vi do appuntamento per il prossimo anno. Magari essendo più numerosi, ecco. Perciò vi ringrazio e vi ricordo che il promotore di Orero non fa solo la festa della Madonetta, ma fa la festa a Orero dal prossimo venerdì dal 7 al 10, e compreso, con un piatto particolare che è lo stufato d'asino, che è veramente squisito. Perciò vi invito tutti a partecipare. Grazie e buona giornata a tutti. Allora l'appuntamento è al prossimo weekend ad A Orero, come Orero ha detto il e sindaco, naturalmente il e prossimo l'anno anno alla prossimo Madonetta. alla Madonetta del Monte Ramaceto.